del termine originario di scadenza il 30 settembre 2015, la non applicazione della disposizione che limita il raddoppio dei termini ordinari di accertamento, in modo che si dia anche una leggera sensazione di polso duro. Va bene che stiamo dicendo agli evasori di entrate che non vi mandiamo in galera, ma almeno chi lo fa oltre i termini, che non si avvantaggia la riduzione dei termini di accertamento, altrimenti invece che combattere l'evasione fiscale la incentivate. Grazie. Grazie a lei. È iscritto a parlare onorevole Manlio Di Stefano. Ne ha facoltà. Che illustra l'ordine del giorno numero 41. Grazie Presidente. Con questo disegno di legge si introducono nuove modifiche per la procedura che è stata, si potremmo definire in italiano, volontaria collaborazione preventiva e in materia fiscale che avete voi definito voluntary disclosure per il semplice fatto che quando parlate con termini complicati la gente non vi capisce e fate finta di fare le cose per bene. Peccato che ci siamo noi che tutte le porcate che coprite dietro un nome straniero le traduciamo e le facciamo anche comprendere. La gente inizia a capire che la volontà è sempre la stessa, quella di vessare i cittadini e accarezzare i vostri amici grandi evasori. La finalità è quella di favorire, almeno secondo quello che dite voi, il rientro in Italia di capitali e attività finanziarie detenute all'estero e non dichiarate, consentendo di sanare la posizione fiscale nei confronti dell'erario. In pratica il contribuente dovrà autodenunciarsi al fisco, beneficiando del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché della non punibilità per i reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi. Tra le misure adottate risultano anche quelle a favore dei lavoratori transfrontalieri che hanno rapporti di lavoro con la Svizzera. Secondo i dati dell'Agenzia delle Entrate, nelle banche della Confederazione Elvetica sarebbero depositati 125 miliardi di euro di cittadini italiani, in prevalenza di istituti bancari di Lugano, Bellinzona, Locarno e Chiasso. Già da alcuni anni sono avviate le trattative tra Italia e Svizzera per giungere a un accordo che permetta al nostro Paese di incassare almeno una parte dei proventi fiscali derivanti dai capitali nascosti dalla Confederazione. Nello scorso mese di maggio, nell'ambito di un incontro svoltosi a Bellinzona tra i rappresentanti delle parti sociali del governo ticinese e la consigliera federale Evelyn Widmer Schulz, per discutere le questioni riguardanti le trattative per raggiungere l'accordo fiscale tra Italia e Svizzera, la stessa consigliera aveva dichiarato che la firma dell'accordo fiscale dei due paesi non ci sarebbe stata prima dell'estate a causa di un prolungamento di 2 o 3 mesi del tempo di trattative a causa della discussione della legge sul voluntary disclosure, che sarà votata dal Parlamento italiano non prima di giugno. Ma da allora dell'accordo non vi è stata più alcuna notizia. Nel frattempo, nello stesso mese di maggio 2014, la Svizzera ha firmato un accordo con l'Ocse per lo scambio automatico di informazioni, sancendo di fatto la fine di un'era e stringendo sempre più il cerchio intorno agli evasori che avevano fatto della Federazione Elvetica il loro paradiso fiscale all'interno della vecchia Europa. Pur non fissando tale accordo alcun termine entro il quale adeguarsi concretamente agli standard internazionali di scambio automatico, la data ultima indicata negli accordi precedenti per riportare il paese di origine i dati degli investitori è stata finora quella del settembre 2017, mentre la richiesta di informazioni potrà comunque iniziare a partire da dicembre 2015. La frode fiscale e l'evasione privano i governi di entrate necessarie per far ripartire la crescita e minano la fiducia dei cittadini nell'equità, nell'integrità del sistema fiscale. E in questo senso il deposito di ingenti capitali italiani in Svizzera è emblematico e deve essere assolutamente e tempestivamente risolto. Quindi cosa chiediamo con questo ordine del giorno? Chiediamo di elaborare misure per risolvere l'annosa questione della fuga di capitali e la conseguente massiccia evasione fiscale nella Confederazione Elvetica. Vede, Presidente, anche soltanto a leggere i dati che ci motivano nel presentare questo ordine del giorno e l'impegno che chiediamo, si capisce perfettamente l'assurdità della situazione attuale, in cui tutto ciò che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni e mezzo in questo Parlamento rispecchia la volontà di favorire gli amici dei vostri evasori, chi non rispetta le leggi italiane, chi ha in mano il potere delle grandi lobby finanziarie e bancarie, e mai i cittadini vessati da Equitalia, cittadini che vedono recapitarsi una cartella da 10 euro che magari finisce in un cestino perché neanche se ne accorgono e dopo 10 anni arriva una cartella da 100.000 euro, casi concreti che abbiamo visto e che vi annuncio che grazie a un'azione del Movimento 5 Stelle stiamo anche combattendo con dei punti di ascolto per i cittadini che oggi non sanno più dove andare a chiedere aiuto. Abbiamo allontanato completamente il cittadino dallo Stato perché lo Stato non lo ascolta,
noi siamo qui e diciamo che invece siamo lieti di ascoltarlo e di aiutarlo, ma che non troverà mai aiuto in questo governo, perché è un governo a cui piace tanto la politica dei De Luca e degli evasori che sono amici vostri e non certamente nostri, e dei mafiosi e camorristi che fanno parte tra le vostre fila di Mafia Capitale, dello scandalo di De Luca oggi in Campania. Questa è la nostra azione, questo è il centro della nostra azione, che è i cittadini e non i vostri amici lobbisti, e per questo andremo avanti e andremo al governo. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Silvia Giordano, che illustra l'ordine del giorno numero 52. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Come è noto a tutti e come è emerso ulteriormente nel corso del dibattito anche di ieri, l'evasione fiscale, che annualmente sottrae milioni di euro, per non dire miliardi, alle casse dello Stato, è una battaglia fondamentale da vincere, perché se si procede in questo senso si riuscirebbero ad ottenere importanti risorse che anche con l'attuale legge di stabilità il governo altrimenti individua attraverso tagli di spesa, rinvii di spesa o nuove tasse. In questo senso, le procedure che incentivino in qualche modo chi ha evaso a rimettersi in regola sono utili e condivisibili, a patto però che non si trasformino in un affare che, prima ancora del rispetto della legalità, incentiva comunque ad evadere le tasse dovute allo Stato. Come tutti i condoni di questo Paese, generano condoni ed evasioni. Questo ordine del giorno, come molti altri che seguono, hanno proprio queste finalità: evitare di fare regali, di premiare gli evasori fiscali. La norma sulla quale l'ordine del giorno interviene è abbastanza chiara e beh, per nulla condivisibile, perché per coloro che accedono alla voluntary disclosure si abbuona